posizione o fare qualche piccolo aggiustamento. Portiamo l'attenzione al respiro nel punto in cui ci è più facile percepirlo. E manteniamo l'attenzione su quel punto. Anche se la percezione del respiro dovesse momentaneamente svanire. Lasciamo che la nostra attenzione segua il respiro, momento per momento. Non cacciamo i pensieri, ma se sorgono, ne prendiamo atto e torniamo con gentile fermezza al nostro respiro. Non cacciamo nessuna fonte di disturbo, ne prendiamo atto e torniamo con gentile fermezza al respiro. Così ogni volta che la nostra mente vaga, ne prendiamo atto, ma non lasciamo che ci trascini. Lasciamo invece che la nostra attenzione incontri totalmente il respiro, momento per momento. Cento volte la nostra mente vaga, cento volte la riportiamo gentilmente
e respiro. Guardiamo adesso se possiamo aprire la consapevolezza del respiro, a includere le sensazioni legate al movimento del respiro, le sensazioni del corpo legate all'inspirazione e al percorso dell'aria, in inspirazione e in espirazione. Guardiamo se c'è possibile percepire tutto il percorso dell'inspirazione e dell'espirazione e quell'insieme di sensazioni fisiche che inspirazione ed espirazione ci danno. Sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. Proviamo poi ad estendere ulteriormente la nostra attenzione al corpo. Possono esserci delle sensazioni legate alla posizione, seduta o sdraiata. Sensazioni legate al contatto, alla pressione,
sensazioni legate al protrarsi della pratica. Guardiamo se possiamo distinguere le sensazioni fisiche e la nostra reazione alle sensazioni fisiche. E se questa apertura della consapevolezza è troppo ampia o ci disorienta, per qualche respiro o per qualche minuto torniamo a portare l'attenzione solo al respiro, nel punto in cui c'è più facile percepirlo. Così abbiamo un campo più ampio di consapevolezza, la consapevolezza del respiro, la consapevolezza del corpo, la consapevolezza delle nostre reazioni emotive a ciò che sentiamo nel corpo. Eleganza significa apprezzare le cose così come sono, le cose così come sono e voi stessi
così come siete. C'è un senso di gioia e coraggio. Non abbiate paura degli angoli bui. Così potremmo pensare che la nostra distrazione o il vagare della mente è un angolo buio. Invece è una caratteristica della nostra esperienza in questo momento, da riconoscere, riportando poi l'attenzione al nostro oggetto di esplorazione, il corpo e il respiro.